la visita guidata, può fare la traduttrice, perché ci sono gruppi stranieri particolari. No, le guide, se io dico Carlo Castello. Qualcuno la conosce, sì. Ora bisogna vedere questi qua però. Caricano su Google Drive.
cultura per cultura, 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 labor cultura. Questo è spagnolo, però mentre è italiano, non c'è un caso. Tutto questo facciamo anche no, spagnolo, cultura, labor cultura. È spagnolo, però credo che sia formato per spagnolo. Tra l'altro questo qua, da qualche parte, mi sembra lui è allenatore della squadra. E poi in panchina c'è questo Neuner. Quello là dovrebbe essere quello che è da solo in questo momento, quello con i calzettoni che sputa in neri. Tra l'altro è lui il capocannoniere della squadra, 154 gol, sì, 154 gol.
la campa. Te l'avrebbero detto sicuramente, però un conto è che tu lavori fino a ieri perché devi fare una cosa da qua, però devi andare a farlo adesso, certo. Allora dovrei fare prima queste cose, dovrei fare due cose, tu hai anche la scuola, qualcuno è forse prende fino al capo, lo stesso capo comunale di altro, ma tu entri a Castiglia sulla destra del campo della piscina. Questo qua, il primo è il Riello, il secondo è il Panetta. Ma no, glielo ho chiesto. Sì, questo lo abbiamo. Vediamo Andrea se invece del coso. Andrea! Andrea! I due arbitri, da dove vengono? Varese? Andrea! Oh! Panetta! Signor Panetta! Chiedi da dove vengono, Varese? Tu vanno a Cile! Dove scende da qui? Cortesemente, però, Signor Panetta! Questo Panetta e l'altro dov'è? Non è l'auto, è sparito. Ah, qua, qua. Signor Riello! Riello! Minchia, ma cazzo sono proprio sotto! Ma questo lo fa il commissario forse! Thank you.
grande ortigio e finalmente la regione ha raggiunto un gioco per il mondo. Grazie allo spettacolo e per le emozioni. Oggi è rientrato. Hanno vinto, quindi di 4 hanno vinto, più di 4 hanno vinto. Quindi sono qualificati per la corrente Coppa Europea. Comincia 9-5, minchia, 9-5, no, quindi, però era l'ultimo posto a disposizione per le Coppe Europee. La Spezia, ex giocatore di pallamano, ha giocato nella, aspetta, uno squadro, aspetta, ha giocato nella Biancheri Ventimiglia.
Yeah. Amici e appassionati della pallamano, buon pomeriggio da Siracusa. È il giorno di Team Network Albatro Brixen, partita che vale tantissimo per i siracusani. Il Bressanone si è già salvato anche grazie all'ultimo successo ottenuto una settimana fa sul Fondi. Sarà partita sicuramente da godere fino all'ultimo secondo. Siracusani che sono alla ricerca di punti pesanti per raggiungere l'obiettivo, quello della salvezza. Ci si presenta infatti a questa giornata di campionato, è la 13ª del girone di ritorno della Serie A Beretta, con il Conversano che ha vinto il titolo con 43 punti, Sassari 36, il Bolzano a 32, Fasano 30, Siena 28, Merano e Pressano 26 punti, Bressanone e Cassano a 24, il Trieste a 21, l'Albatro a 20, Appiano 19 punti, Cingoli 17, Molteno e Fondi 14 punti. Il programma della giornata, oltre alla partita che vedrete tra qualche istante, si completa con Sassari-Conversano alle 18.30, alle 19.03 le partite in programma, Trieste-Bolzano, Fasano-Cingoli-Siena-Pressano, alle 20 Fondi-Merano, alle 20.30 Cassano-Eppan. Naturalmente grande attenzione per i siracusani perché dovranno attendere anche notizie dagli altri campi, ma come ha detto e ha ribadito alla vigilia della match di oggi coach Peppe Vinci, pensare soltanto ai colori bianconeri, pensare soltanto all'Albatro, pensare soltanto ad un unico obiettivo possibile oggi, vale a dire quello di portare altri due punti a casa. Accanto a me, come al solito, c'è Fabio Reale, nostro compagno di viaggio in questo torneo Serie A Beretta. Siracusa e Bressanone, ti dico subito, è un ricordo che ci porta indietro di qualche anno, due finali scudetto tra Ortigia, Siracusa e Bressanone, due vittorie dei siracusani. Tu c'eri in entrambe le finali? Sì, io c'ero, sono gli anni del 87-88 e 88-89. E la prima fu al meglio delle tre partite con un finale a Teramo, campo neutro. La seconda invece facemmo un risultato incredibile perché a noi mancava il nostro, uno delle nostre punti diamanti che era Franco Chionchio, perché per motivi di lavoro non potette venire. E noi siamo riusciti a chiuderla. Una volta vinta a Siracusa, vincemmo anche a Bressanone senza Franco, perciò tutti si aspettavano di andare alla terza, ma l'Ortigia dimostrò di essere veramente molto forte. Vediamo subito le formazioni, le squadre sono già entrate in campo. L'Albatro si presenta con Queglio, Vanoli, Nobile, Cagnete, Grande, Molineri, Lobello, Castiglio, Bobicic, Mizzoni, Dell'Aquila, Burgio, Cuzzupè, Argentino, Vinci, Sortino in panchina, ovviamente insieme al coach Peppe Vinci anche il suo assistant coach Gianni Attanasio. Il Bressanone, il numero 1 Michael Ploner, 2 Riccardo Di Giulio, 8 Martin Amato, numero 13 Maximilian Brugger, numero 19 Andri Tiballi, 21 Alex Virer, 22 Valerio Sampaolo, 29 Andrea Basic, 34 Felix Muelogger, 36 Adam Puntayer, 38 Christian Mitterunzner, 41 Davor Ciutura, 42 Alex Coppola, 60 Paul Vierer, 75 Lucas Schatzer, 95 Stanislav Kolociuk. In panchina c'è Rudolf Neuer, il tecnico del Bressanone, ovviamente anche in campo soprattutto è quel
Davor Ciutura, che è anche il capo cannoniere degli altoatesini, ben 154 le reti segnate dal numero 41 in maglia bianco-verde. Presentazione delle squadre in campo. Fabio, abbiamo detto, partita di estrema importanza per l'Albatro, servono questi punti. Bressanone già salvo, ma il Bressanone durante questo campionato ha dimostrato di essere una squadra che ha battuto anche le grandi, ed è una squadra che si è salvata, probabilmente sperava in un altro campionato, e anche oggi darà del filo da torcere. Eh sì, il Bressanone per tradizione è un club molto importante nel panorama della pallamano italiana, storico, ha una bella squadra. Non so il perché non ha potuto incrementare il suo bottino di punti. Oggi viene qui tranquilla, si giocherà la sua partita come è giusto che sia, ma penso che, come le ultime partite, saranno le motivazioni in più dei siracusani a spingere qualcosa in più dell'Albatro. L'Albatro, vincendo oggi, forse metterebbe proprio fine al discorso di salvezza, sarebbe quasi matematico, perché anche l'ultima partita vede il Cingoli e l'Eppan, diciamo, vicino molto all'Albatro, che si giocano punto a punto l'ultima partita fra di loro. Cioè, vincendo oggi è fatta per l'Albatro. Gli arbitri del match saranno i signori Stefano Riello e Niccolò Panetta, Riello di Vicenza e Panetta di Ventimiglia. Il delegato è il signor Vincenzo Chiarello. Si sta completando questa presentazione, naturalmente grande attesa in casa siracusana. Come ha ricordato Fabio Reale, è una partita di fondamentale importanza, perché i due punti oggi potrebbero veramente valere la salvezza, la permanenza nella Serie A Beretta. Domani Albatro, che ospiterà anche una importante manifestazione, la Final Four Under 19, insieme ai ragazzini terribili in bianconero di Gianni Calvo. Ci saranno anche il CUS Palermo, il Masca Lucia e l'Alicata di Licata. Un appuntamento atteso anche dal settore giovanile della squadra, che tanto ha dato e sta continuando a dare alla prima squadra. Anche oggi ce ne sono due in particolar modo, che poi faranno parte anche del roster di domani, anzi tre, scusate, Gabriele Nobile, poi c'è anche Cuzzupe e Burgio, domani punti di riferimento anche per l'Under 19 siracusana. Siamo ormai pronti per questa partita, che si spera sia una delle ultime giocate a porte chiuse. Squadre che adesso si caricano. Bomber dell'Albatro che stanno seguendo testa a testa per il titolo in casa del miglior realizzatore. C'è Juan Piqueglio con 159 reti, Thomas Cagnete ne ha realizzate 152. Vediamo oggi quale, chi dei due, chi tra i due proverà ad allungare e ad avvicinarsi a questo titolo. Ricordiamo, questa è la prima partita in programma per la giornata. Più avanti c'era questa festa scudetto a Sassari, dove il Conversano affronta proprio la seconda in classifica. Sarà modo sicuramente di festeggiare questo tricolore. E siamo partiti. Prima palla giocata dall'Albatro in maglia nera. Molineri a Queglio, solito saluto tra i giocatori in campo. Cagnete, Vinci, ancora Cagnete, Vanoli, Queglio, c'è Molineri intanto all'angolo destro. Vanoli, Queglio, Mizzoni al centro, Queglio, Vanoli, che viene bloccato però dalla difesa
Autotesina. Si riparte con un 9 metri. Ancora Vanoli. Lascia a Cagnete, largo per Queglio. Ancora Cagnete. Lascia a Queglio. Un tiro improvviso. Palla che però schiacciata sul parquet. Quindi si alza, finisce fuori. Adesso c'è Ciutura. Largo ancora per il numero 75, Lucas Schatzer, che realizza la prima rete di giornata. 1-0 per il Bressanone. Primo affondo e primo gol per gli ospiti. Cagnete, ancora Vanoli, Queglio. Vanoli che viene bloccato fallosamente, la palla però continua, c'è un fallo adesso di Kolchuk su Cagnete. Si riparte ancora dai 9 metri. Vanoli, Queglio, Mizzoni che riesce a girarsi e a realizzare il pareggio. Uno pari dopo 1 minuto e 55 secondi di gioco. Mitterutzner verso Schatzer, ancora Mitterutzner. Ciutura. Ancora Ciutura al centro a dettare i tempi. Kolchuk ancora per il allenatore giocatore, che sbaglia però, poi era riuscito ad impadronirsi del pallone, poi ingenuità per ingenuità, sbaglio da una parte, sbaglio dall'altra, e la palla torna così tra le mani del Bressanone, che può impostare una nuova azione d'attacco. Ancora tutto passa dalle mani di Ciutura, che lascia a Mitterutzner, che tira, però è alto, ma subisce il fallo, e c'è il primo 2 minuti di giornata. Tocca a Zoe Mizzoni andare in panca per 2 minuti. Il signor Riello ha ravvisato l'irregolarità del giocatore siracusano e lo ha punito. Quindi 120 secondi a disposizione adesso del Bressanone. Superiorità. Adesso al centro è andato Kolchuk. Ciutura. Cambia con Mitterutzner, ancora Ciutura, entra Kolchuk che sfonda al centro per il 2-1. Stanislav Kolchuk, 2-1 per gli ospiti. In questa prima fase di partita sono trascorsi 3 minuti e 30 secondi, appaiono decisamente più determinati. Sale alto anche i balli alla difesa, 5-1, adesso torna indietro, c'è adesso Lobello al centro, siamo in extra player, ancora palla che torna tra le mani dei siracusani, e il tiro di Vanoli e la bella parata di Alex Wierer consente ai suoi di ripartire. Largo e ancora gol per il Bressanone con il numero 34, Felix Mühlogger. Siamo sul 3-1, più 2 per gli ospiti. Ancora extra player adesso per i siracusani. Esce portiere Javier Grande, entra ancora Lobello a fare da pivot. Ancora con un 5-1 la difesa altoatesina. Queglio, Cagnete, ancora Queglio, Cagnete, e ancora una grande risposta di Wierer. Adesso c'è Bobicic in campo, ancora soluzione cercata e voluta ancora sul numero 34, Mühlogger, che raddoppia. Fa il 2-2, siamo sul 4-1. E intanto si torna in parità numerica, rientrato Zoe Mizzoni.
deve sicuramente scuotersi adesso l'albatro. Queglio riceve Cagnete, ancora Queglio da Mizzoni che poi tira, ma pare ancora Wierer, tiro non è stato irresistibile. Mitterutzner intanto lascia Ciutura, no look per il numero 75 Lucas Schatzer. Siamo 5-1 e c'è il time out inevitabile a questo punto, chiesto da coach Peppe Vinci, perché dopo 5 minuti e 51 secondi l'albatro è sotto di 4 reti e noi ci fermiamo per un brevissimo break. Team Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Time out, il primo richiesto dalla panchina siracusana, tutto pronto per ripartire. Signor Riello fischia, e Queglio da Molineri, ancora per il numero 4, adesso Thomas Cagnete, Vanoli, Vinci, ancora Cagnete, ancora Queglio, gira palla, adesso viene ad incrociare Mizzoni, che poi serve Queglio, incrocia ancora Vanoli per Queglio, largo per Molineri, però chiuso, deve ripartire da capo Vanoli, che subisce il blocco di Kolociuk. Difesa attentissima in questi primi 6 minuti e 30 secondi di gioco da parte degli ospiti. Adesso è Vinci però a sbloccare il tabellino siracusano, servito da Cagnete, va a realizzare il secondo gol per la sua squadra. Ciutura e c'è il blocco di Zoe Mizzoni e Queglio su Andrea Basic. 86 le reti per lui in campionato fino a questo momento. Riparte intanto il Bressanone, ancora Ciutura, non si avvede però del passaggio, si distrae il suo compagno di squadra, fanno altrettanto dall'altra parte, ma Bobicic fortunatamente riesce a impossessarsi del pallone. Poi Queglio però sbaglia il passaggio, troppo alto per Molineri, grande confusione in campo, errori da una parte e dall'altra. Ciutura, Kolociuk, Ciutura, ancora un tentativo, questa volta però è alto il tiro di Kolociuk. Queglio, Vanoli entra in velocità, subisce il fallo, blocco e c'è l'ammonizione proprio per Andrea Basic. Ancora Vanoli, ricevuto da Mizzoni, adesso scambia con Queglio. Cagnete, alto i balli e anche per lui cartellino giallo, anche per il numero 19 in maglia bianca, ammonizione. Vanoli, Queglio, ancora Vanoli, Cagnete che schiaccia, subisce fallo, subisce il tocco sul braccio di tiro, mima il gesto il signor Riello e quindi riparte l'albatro. Vanoli cerca di incunearsi, Basic lo blocca, poi ancora per Vinci e c'è un altro fallo che viene fischiato. Difesa arcigna in queste prime fasi della partita, pochi spazi concessi dal Bressanone. Adesso però Vanoli fa tutto da solo, riesce a
ad alzarsi per realizzare la terza marcatura alle spalle di Alex Wider. E siamo sul 5-3 per gli ospiti, quando abbiamo giocato 9 minuti e 25 secondi di gioco di questo primo tempo. Basic, Kolociuk, Mitteruzner, lascia Ciutura, che poi è bravo a mantenere il possesso del pallone. Largo adesso ancora per Mitteruzner. Kolociuk si va in passivo, adesso deve andare a chiudere, lo fa con un sottomano Mitteruzner, ma la palla è fuori dallo specchio della porta, difesa da Javier Grande, e così può riprendere cedendo la palla a Vanoli. Vanoli adesso a Cagnete. Vanoli, Cagnete, ancora Queglio, Molineri, Queglio, Cagnete, Queglio, Cagnete, viene incontro Mizzoni, riceve, poi cede a Queglio, ancora per Vanoli, poi il passaggio di Cagnete su Vinci, che va a mettere il secondo sigillo di giornata e si riporta sul meno uno l'Albatro. Lenta ripresa dei siracusani, che evidentemente hanno incassato la strigliata di coach Vinci durante il time out chiesto dal tecnico siracusano dopo parziale devastante degli ospiti, che erano riusciti ad andare sul 5-1. Largo per Ciutura, Mitteruzner sotto mano ancora, bravo però Grande a bloccare la palla, e quindi va ancora Vanoli. Bressanone chiede lo sfondamento, così non sono dello stesso parere i due arbitri, quindi la palla resta ancora tra le mani dei siracusani. Cagnete, Vinci, ancora Cagnete, Vanoli, Queglio, Vanoli, Cagnete, ancora Vanoli, adesso ha tagliato il campo Molineri, Vanoli ancora, che va ad infilare il pareggio 5-5 dopo 11 minuti e 52 secondi di gioco. Tutto da rifare quindi per il Bressanone, che era partito veramente bene. Tutto da rifare quindi, si riparte da questa parità che arriva al dodicesimo. Ciutura, Mitteruzner, largo ancora il numero 38, cede a Ciutura. Kolociuk, Mitteruzner, però si scontra con Bobicic a terra, il numero 38 in maglia bianca. Ciutura, largo per Kolociuk, ed è proprio Mitteruzner che va a realizzare la sua prima marcatura di giornata. Vinci, Vanoli, fallo, blocco del numero 29 Andrea Basic. Fabio, reazione dell'Albatro dopo quel time out richiesto, era necessario evidentemente. Era necessario chiamare il time out, ha fatto bene Vinci, però considera che hanno pagato i due minuti, forse hanno pagato un po' troppo i due minuti che hanno dato a Mizzoni, perciò il Bressanone si è trovato sul 5-1 facilmente, perché era uno in più all'inizio della partita, non avevo visto un grosso fallo. Bressanone sta giocando tanto in 3-2-1, che è una difesa molto stancante, e alla fine questo non penso la pagherà bene il Bressanone, perché sta giocando molto veloce l'Albatro. Ancora un 9 metri per l'Albatro intanto. Mizzoni, Cagnete, Queglio, Cagnete, Vanoli, Vinci intanto ha tagliato, palla per Mizzoni che però non riesce a bloccarla, poi
tuffo vano per Vano Oli, bello questo taglio di Ciutura verso il numero 75 Schatzer, che però torna ancora verso Mitteruzner. Basic, Ciutura, ancora Kolociuk verso Ciutura, Mitteruzner, Kolociuk, Mitteruzner esce intanto e riceve Basic verso Ciutura. Cercano ancora Schatzner, poi largo questa palla per Mitteruzner che tenta di incunearsi tra Vinci e Cagnete, subisce fallo e quindi c'è il 9 metri per gli ospiti. Batte Basic, si alza Kolociuk, tocca grande ma non basta il suo tocco a evitare la settima marcatura per il Bressanone. Abbiamo superato da pochi secondi la metà di questo primo tempo, più due per il Bressanone, 7-5. Cagnete, Queglio, Molineri, Cagnete, Mizzoni, Bobicic, Queglio, ancora Bobicic verso Mizzoni che si gira e va a realizzare il suo secondo gol. Bravo il numero 34 in maglia nera a resistere alla marcatura di Kolociuk. Intanto c'è anche Amato adesso in campo, andato a riposare i balli. Eccolo Amato che scambia con Basic, Kolociuk, Ciutura, lascia ad Amato che si alza e va ad infilare il palo lontano della porta di Grande e il Bressanone mantiene ancora i due gol di vantaggio. I balli esce fuori per andare a marcare, tenere lontano Cagnete, Mizzoni, Bobicic, Queglio, ancora Bobicic verso Mizzoni che subisce il fallo di Kolociuk e di i balli. Bobicic si alza e va a realizzare a suo modo, soluzioni che vengono ricercate spessissimo in partita dal numero 32. E che quest'anno già gli hanno consentito di andare a quota 81, 82 con la rete messa a segno fino a questo momento. Amato, Ciutura ed è arriva da dietro Kolociuk, è implacabile il tiro del numero 95 in maglia bianca, Molineri, Queglio, Cagnete, Bobicic, non cede a Vinci, torna dietro da Cagnete, ancora Queglio, Cagnete, Bobicic, taglia al centro intanto Vinci a creare spazio, Cagnete largo per Mizzoni che questa volta però non inquadra bene lo specchio della porta, palla che finisce fuori, va a battere Virer proprio per Ciutura, Amato, ancora Ciutura, intanto in campo anche Maximilian Brugger per il Bressanone, Amato,
ancora Kocuk, Ciutura, poi la palla resta ancora nelle mani del 95. Amato, Ciutura, ancora Kocuk, ma questa volta è attento, grande, bloccare il tiro. Soluzione simile a quella precedente, che era stata più fortunata per il Bressanone con la rete messa a segno. Questa volta attento sul primo palo il numero 1 siracusano, che consente ai suoi di andarsi a giocare una nuova azione d'attacco. Cagnete, Queglio, ancora Cagnete, Bobicic, lascia Vinci, Cagnete, Queglio, Cagnete, fa tutto da solo e va a mettere a segno il suo primo gol, portando la sua squadra sul meno 1. 9-8 il risultato per il Bressanone. Siamo al 20° di questo primo tempo, 10 minuti al fischio, ed è bravo il numero 13 Maximilian Brugger a resistere alla difesa siracusana, girarsi e infilare la decima rete per la sua squadra. Bobicic, Cagnete, ancora Queglio, Cagnete, Bobicic, Cagnete, Lobello, Bobicic, Queglio, che si infila ma subisce il fallo in blocco da parte di Iballi e Amato, e quindi 9 metri ancora per i siracusani. Lobello batte per Cagnete, Cagnete, Queglio, ancora Cagnete verso Bobicic, che poi va a cercare Lobello, una palla che però viene contesa a terra. La palla è però per il Bressanone. Bravo il numero 2 maglia bianca Di Giulio a resistere, e quindi la sua squadra torna in avanti. Adesso Di Giulio che cambia proprio con Mitteruzzen, Ramato, Ciutura, Amato per Brugger, Ciutura, Amato che salta più in alto di tutti, va a realizzare, e c'è l'ammonizione anche per Vanoli, che adesso viene bloccato dai Balli. In questo momento sta dimostrando grande determinazione in difesa. Va a tenere lontano Cagnete, Lobello, Queglio, ora Bobicic, Queglio, Cagnete, che va a tentare la girella, ma si conquista un 7 metri, è il primo di giornata. Ed è lui che va sulla linea dei 7 e a realizzare il secondo gol personale. 11-9 il punteggio in favore degli altodesini. Ciutura, Mitteruzzner, ancora Ciutura, scambia con Amato, Mitteruzzner adesso ancora per il numero 8 in maglia bianca. Ciutura, arriva Mitteruzzner, poi è bravo a pescare Brugger, che anche in questa occasione resiste al blocco della difesa siracusana, riuscire a girarsi e a mettere a segno la 12ª marcatura per i suoi. Cagnete, Lobello, ancora Cagnete, ora per Bobicic, Cagnete,
Queglio, Cagnete, scambia con Lobello, cede a Queglio, Bobicic adesso al centro, Queglio che si alza, Wider bravo a bloccare questo tentativo del numero 4 dell'Albatro. Grande elevazione per lui, ma pronta la risposta del portiere altoatesino. Ancora Ciutura, Mitteruzner, Di Giulio, Mitteruzner, Ciutura, Mitteruzner ancora, Amato che subisce il fallo di Queglio che chiede scusa ma se ne va in panca per 2 minuti. Seconda superiorità di giornata quindi per il Bressanone. 24 minuti e 34 secondi di gioco di questo primo tempo. Bressanone 12, Albatro 9. Amato, Mitteruzner, ancora Amato, Ciutura, Mitteruzner, Ciutura, largo per il numero 75, Lucas Schatzer. E questo è un bel gesto atletico ancora di Mitteruzner che resiste alla carica, poi va di precisione più che di potenza e riporta la sua squadra sul più 4, 13 a 9 per gli ospiti. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco di questo primo tempo e a questo punto naturalmente serve una reazione decisa da parte dei padroni di casa che stanno evidentemente soffrendo questa difesa arcigna. E poi c'è il palo di Cagnete, Molineri che si impossessa del pallone, tenta il tiro ma subisce il fallo che consente alla sua squadra di ripresentarsi sulla linea dei 7 metri. Ancora con Cagnete che va ad infilare 2 su 2 dai 7 per Thomas Cagnete. Siamo sul 13 a 10, 4 minuti, poco meno di 4 minuti dal termine del primo tempo. Ricordiamo ancora superiorità numerica, Ciutura perde palla ma è Amato che la riprende. Ancora Ciutura ed è proprio lui che va a realizzare prima rete per il capocannoniere degli altoatesini, mentre intanto si ritorna in parità numerica. È rientrato Queglio, entra in porta tra i siracusani Gabriele Nobile, prende il posto di Javier Grande. Cagnete, Mizzoni che subisce la spinta di Mitteruzner e quindi ancora palla per i siracusani che devono andare a gestire con grande attenzione. Adesso un fallo su Bobicic che era stato servito da Cagnete, fallo sul numero 32 siracusano ed è il terzo 7 metri per la sua squadra. Si ripulisce il campo, mancano poco meno di 2 minuti e mezzo al termine del primo tempo. Ciutura intanto dalla panchina va a richiamare i suoi. Cagnete che questa volta infila. San Paolo che era andato a tentare di parare
il terzo rigore concesso ai siracusani, non ci è riuscito, adesso torna in panca e Wierer va a riprendere il suo posto tra i pali. Amato, Brugger, Ciutura, Amato per il numero 2 di Giulio che segna ancora per il Bressanone che non molla di un centimetro ed è una grande difesa quella degli ospiti che non sta concedendo spazi ai siracusani che probabilmente dovranno trovare adesso alternative valide negli spogliatoi durante l'intervallo per scardinare il muro difensivo altoatesino. Ci prova Cagnete che subisce il fallo, questa volta assai evidente da parte del numero 95 Kolodziuk che per 2 minuti va in panca mentre manca ormai 1 minuto e 1 secondo al termine di questo primo tempo. Thomas Cagnete contro Alex Wierer. E questa volta la palla si stampa sulla traversa. Ha fallito il quarto rigore. Quindi 3 su 4 per Cagnete dai 7 metri. Adesso va in panchina per rifiatare un po'. E c'è il time out chiesto proprio dal Bressanone. E noi ci fermiamo per qualche secondo. Time out per il Bressanone. Fabio, pochi secondi ormai allo scadere di questo primo tempo, Bressanone che sta conducendo per 15-11, cosa non sta funzionando tra le file siracusane? È un po' la difesa, non è quelle delle solite, forse c'è qualche acciacco, un po' anche un po' di stanchezza, ma quello che non va in questo momento è l'attacco. Loro difendono un 3-2-1, al 3-2-1 si attacca senza palla. Le ali devono tagliare anziché salire, ma devono tagliare oppure raddoppiare i terzini. Giocano solo con un pivot, allora viene facile, è gente esperta, giocano 3-2-1, hanno 3 slavi, la giocano anche abbastanza bene. Se non riescono a portare indietro i giocatori che stanno aggressivi e l'arbitro non gioca a una velocità tale da impensierirli, si fa dura. Intanto si riprende. Sono gli ultimi 36 secondi di questo primo tempo. Amato, Mitteruzner, ancora Amato, Ciutura, Amato, Mitteruzner, Ciutura, Amato, Di Giulio che solo Soletto va a trovare un'autostrada davanti a lui al centro della difesa dei siracusani. Molineri che poi subisce il fallo, ma questo gol non è valido perché gli arbitri non avevano fischiato per la ripresa. Nel frattempo il tempo è scaduto e come in questi casi avviene per il fallo subito da Molineri, un tiro franco, difesa 5 degli altoatesini. Queglio,
che ha bucato la barriera altoatesina, ma la palla è finita fuori e finisce questo primo tempo. Ricordiamo il Bressanone in vantaggio per 15-11, partita decisa in questo momento, Fabio, così andiamo in sede di commento e poi ci diamo la linea alla regia. Da un'ottima difesa del Bressanone, come sottolineavi tu, forse qualche soluzione alternativa deve trovare adesso l'Albatro per sfondarla nella ripresa, perché in attacco servono soluzioni diverse. La difesa 3-2-1 è la tipica difesa a uomo, e allora se loro giocano con la palla allora è più facile seguirli, perché hanno giocatore e palla. Invece devono totalmente allontanarsi dal pallone, ma giocare senza palla, cioè le ali devono tagliare, cioè andare sulla linea dei 6 metri, così come uno dei tre terzini centrali devono andare senza palla sulla linea dei 6 metri e aspettare la palla di ritorno, perché è una difesa uomo. Vediamo come reagiscono loro, perché ancora non hanno visto niente. Continuano a giocare dai 9 metri, facendo salire le ali ai 9 metri, il classico gioco che si fa contro le difese piatte, e questo che non va in attacco. Bressanone 16, Albatro 11, con questo risultato si va al riposo e noi diamo la linea alla regia tra qualche minuto, ancora in diretta qui da Siracusa, dal Pala Pino Corso. Team Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati.
Green Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Ancora in diretta qui da Siracusa, dal Pala Pino Corso, per prepararci ad assistere al secondo tempo di questa 13ª giornata di ritorno tra Team Network Albatro e Bressanone. Bressanone che ha chiuso in vantaggio 16-11, primi 30 minuti di gioco, grazie alle doppiette di Giulio, Amato, Brugger, Muelogger, Mitteruzner e Schatzer, i tre gol realizzati da Kolociuk e alla rete segnata anche da Ciutura. Dalla parte opposta spiccano i quattro gol di Cagnete, tre dai 7 metri, poi due ciascuno per Vanoli, Mizzoni e Vinci, Bobicic una sola rete. Fabio probabilmente pesa anche in questo momento la casella vuota dei gol realizzati da Queglio, che è il capocannoniere di questa squadra, che oggi non sta riuscendo a trovare spazi giusti per andare alla conclusione. Perché loro, ripeto, difendono una difesa aggressiva a uomo, 3-2-1 è la classica, perciò lo fanno giocare molto lontano dalla porta e gli viene difficile, se non c'è qualcuno che l'aiuta ad avvicinarsi gli viene difficile. Non è un tiratore dai 9 metri, è un tiratore dai 7 metri quello. Ma ancora nulla, basta rivedere un po' in difesa e cercare di giostrare meglio l'attacco, l'Albatro può farcela ancora tranquillamente. E siamo pronti quindi a seguire questo secondo tempo, la partita che abbiamo ribadito in apertura è importante per i siracusani. Brixen mai ha conquistato la matematica permanenza nella Serie A Beretta. Adesso il 7 di Giulio Mitteruzner, che ha battuto
i balli, e la prima azione di gioco è proprio per il Bressanone. Basic centro dell'attacco, Mitteruzner, sutura, Amato, gli si fa incontro Mitteruzner e serve ancora Amato, sutura Di Giulio, largo il pallone, troppo forte questo passaggio, non riesce a controllarlo Coppola, quindi l'Albatro riesce a ripartire, largo adesso per Queglio che va a mettere il primo sigillo di giornata nelle sue caselle personali. Siamo sulle 16-12 per gli ospiti. Mitteruzner, Ciutura, Amato, ancora Mitteruzner, mentre Ciutura lascia il posto a Kolociuk che scambia in questo momento con Mitteruzner, adesso ancora Amato, Mitteruzner, Kolociuk, Mitteruzner per Basic, Basic, Kolociuk per Amato che tira una palla che si stampa però sulla traversa, riparte l'Albatro ancora per Queglio e dalla stessa posizione di pochi istanti fa va a segnare il gol che riporta più vicina la sua squadra. ...16-13 il risultato in favore degli uomini di Ciutura. Kolociuk che si alza e sorprende un po' tutti, compreso Grande che riesce a toccare ma non sufficientemente a scongiurare l'altra marcatura, mentre dalla parte opposta ci prova con una girella Queglio, ma è bravo il portiere altotesino. È un fallo che viene fischiato in favore del Bressanone. L'arbitro Riello ha indicato a Bobicic e Queglio di aver spinto proprio il numero 8 Amato, che adesso sta uscendo leggermente claudicante la gamba destra, e proprio Ciutura che prende il suo posto, mentre si riparte con Kolociuk, Mitteruzner, Ciutura, Mitteruzner ancora per Kolociuk che si alza alto ad infilare ancora in maniera potente il primo palo, mentre dalla parte opposta c'è la risposta di Federico Vanoli e c'è un 2 minuti che manda in panca Enrit Iballi. Quindi la superiorità per i siracusani che dopo 3 minuti e 13 secondi di gioco di questa ripresa però restano ancora sotto davanti ad un Bressanone che non fino a questo momento non sta sbagliando nulla o quasi. Di Giulio, Kolociuk, Mitteruzner, Ciutura, ancora Mitteruzner, Kolociuk, ricordiamo Bressanone in inferiorità in questo momento, Ciutura, Kolociuk, largo per Mitteruzner,
che va a togliere Ragnatela dal 7 della porta siracusana. Bobicic, Vanoli, ancora Bobicic, che è bravo a resistere, a smarcarsi e a battere il portiere San Paolo. Adesso esce per consentire l'extra player alla sua squadra. Ciutura, Mitteruzner, ancora per Ciutura, Mitteruzner ancora, Kolociuk, ancora Ciutura. È una bellissima azione che consente però a Javier Grande di segnare dalla distanza. Era stata bella l'idea del Bressanone con questo servizio volante, ma il giocatore altoatesino aveva però realizzato la rete dopo essere entrato in campo, nell'area, scusate. Quindi gli arbitri hanno annullato, palla immediatamente in possesso dell'Albatro, ed è stato velocissimo Javier Grande a centrare la porta opposta, che era, ricordiamo, sguarnita del portiere, essendo Bressanone in inferiorità, e quindi con la scelta dell'extra player. Insomma, c'è ancora qualche secondo di inferiorità per gli uomini in maglia bianca, che ripartono. Ciutura, Mitteruzner, ancora Ciutura. Mitteruzner, Ciutura, Kolociuk. Intanto c'è anche Castiglio che è entrato. C'è Ciutura che... tiro secco, deciso, va a realizzare anche lui. Adesso Bobicic che cerca di infilarsi tra le maglie del Bressanone, viene fermato 9 metri. Adesso Alex Castiglio, intanto cede il posto a Zue Mizzoni. Vanoli, Cagnete, ancora Vanoli, scambia proprio con Mizzoni, Cagnete, Bobicic che cede a Mizzoni, che subisce però il fallo da parte di Brugger, e quindi la palla è ancora per i siracusani, che ripartono proprio da Bobicic. Cede ancora a Mizzoni, Mizzoni, Cagnete, Vanoli che prova ad alzarsi, ma Mitteruzner lo placca. Vanoli ancora al centro, e questa volta il numero 10 siracusano riesce ad infilare la porta avversaria. Ciutura, di nuovo Castiglio intanto in campo al posto di Mizzoni, si fa affidamento anche sull'esperienza del numero 8 in maglia nera, provare a contrastare gli avanti del Bressanone. Ciutura, largo Kolociuk, ed è bella questa conclusione di Basic che arriva dopo una triangolazione veloce. È stato bravo Di Giulio, che era stato servito sull'ala destra, a trovare il compagno di squadra che stava arrivando, era riuscito a ritrovarsi da solo al centro, e anche la prima marcatura quindi per Andrea Basic. Cagnete, Mizzoni, Queglio, Bobicic,
va a fare tutto da solo, subisce il fallo, è stato bravo San Paolo a toccare, a fare in modo che la palla non varcasse la linea della sua porta, ma c'era già stato il fallo. Queglio, Cagnete, Bobicic per Queglio, largo e una parata con il piede destro per San Paolo. Kolociuk, Ciutura, intercetta però Vinci il passaggio verso Kolociuk, il numero 15 dell'Albatro va a segnare la sua terza rete personale. Signor Riello ferma intanto il gioco per far ribattere in maniera regolare la rimessa in gioco. Viene in questo momento la soluzione di Ciutura, è quella dei sette giocatori di movimento, quindi non c'è il portiere in questo momento. Ciutura, Di Giulio, questa volta però grande va a ribattere il tentativo, torna San Paolo intanto in porta. Castiglio, Bobicic bloccato ancora da Iballi. Grande partita per il numero 19 in maglia bianca. Intanto Mizzoni torna in campo. Bobicic, Vanoli, ancora Cagnete, Vanoli, Bobicic. Tiro del numero 32, ma è alto sulla traversa. Kolociuk, Mitteruzner, largo per Ciutura che palleggia, dice ai suoi di rallentare un po' il ritmo, chiama intanto un cambio, esce Brugger e rientra Coppola. Kolociuk, Mitteruzner, Ciutura che va a realizzare ancora una marcatura. Sbaglia la conclusione, non c'è fallo, quindi continua fase un po' concitata a questo punto della partita. L'Albatro deve ovviamente serrare un po' le fila e riesce a segnare con Castiglio, e lo stesso costringe Kolociuk al fallo, quindi due minuti per il numero 95, nuova superiorità numerica, 22-19 risultato dopo 10 minuti e 36 secondi di gioco di questa ripresa. Adesso c'è anche Nicolo Argentino in campo per l'Albatro, si cerca di dare maggiore velocità soprattutto nelle ripartenze. Amato, Ciutura, Amato, Di Giulio, Mitteruzner, Ciutura, Mitteruzner, Amato, largo per Di Giulio che però sbaglia questa volta il pallonetto, è fuori dalla porta siracusana. Vanoli fa tutto da solo, subisce il fallo, 7 metri per il siracusani e 2 minuti per Mitteruzner, quindi doppia superiorità numerica adesso per l'Albatro. Va ad incaricarsi del tiro il numero 4 Juan Pablo Queglio. Queglio contro San Paolo. Fischio dell'arbitro Panetta e gol di Queglio, terza marcatura per lui.
22-20. Adesso deve sfruttare al meglio questa occasione di doppia superiorità ancora per qualche secondo. Amato di Giulio, ancora Amato, Ciutura, ancora Amato, Ciutura, Amato, palla persa, Bobicic, Vanoli, Vanoli entra tra le maglie avversarie, quinta marcatura per lui, è il gol del meno uno, 22-21 per il Bressanone. Ancora superiorità per l'arbitro, ma Ciutura indica alla sua panchina di chiedere il time out, così com'è 22-21. Noi ci fermiamo per qualche istante. Team Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Bressanone 22, Albatro 21, 12 minuti e 33 secondi giocati in questa ripresa. Time out chiesto da Davor Ciutura, allenatore e giocatore del Bressanone, che ricordiamo per qualche secondo giocherà ancora in inferiorità numerica e negli ultimi minuti ha dovuto subire il ritorno dei padroni di casa, che sono stati bravi a sfruttare la superiorità numerica, a riportarsi sotto. Adesso sono sul meno uno, rientra intanto un giocatore, adesso sei sono quelli in campo per il Bressanone: Basic, Ciutura, Amato, Di Giulio, Ciutura, viene colpito involontariamente da Bobicic, resta a terra Ciutura. Respira e si riprende Ciutura. Uno scontro assolutamente fortuito, si scusa Bobicic, Ciutura riprende fortunatamente il suo posto, la sua squadra riparte dai 9 metri. Da indicazioni il numero 41, maglia bianca ai suoi, adesso si è spostato sulla sinistra, ha messo al centro Amato che riceverà da Basic. Kolociuk, Amato, Basic, Ciutura, Kolociuk che va a segnare, ancora una rete, non ci arriva a bloccare. Grande adesso una bella conclusione di Bobicic, che però colpisce in pieno la traversa, consente gli altoatesini di riportarsi in avanti. Di Giulio per Kolociuk, Amato, Ciutura, Kolociuk, ancora Amato, Ciutura, Amato, Kolociuk,
ancora Amato, viene incontro Ciutura, dal largo per Amato, ancora Kolodziuk, Ciutura che punta l'avversario poi verso Kolodziuk, placcato però da Cagnete. Si riparte con 9 metri per gli altoatesini. Ciutura questa volta blocca, grande, si era elevato Ciutura e c'è una bella parata di San Paolo su Mizzoni, che era stato pescato bene da Vanoli. Si resta quindi sul 23-21 in favore degli ospiti. Di Giulio scambia con Kolodziuk, Ciutura, Mitte Rutzner, ancora per Ciutura, Kolodziuk, ancora Ciutura, Mitte Rutzner, Ciutura, un passaggio di grande classe per Andrea Basic che va a concludere. Poi il fallo, il blocco su Vanoli, è stato bravissimo Ciutura ad incunearsi tra i due difensori centrali, poi a servire il compagno di squadra che nel frattempo si era smarcato verso il centro, e bravo Basic ad infilare ancora grande. Adesso è Vanoli che va a realizzare, sesta marcatura anche per lui, una sfida a distanza fra lui e Kolodziuk, per entrambi oggi 6 gol. Kolodziuk, Ciutura, ancora Ciutura, Kolodziuk, Kolodziuk che quando decide di andare al tiro ci riesce. Adesso è Molineri che va a tentare il pallonetto, ma è bravo San Paolo a bloccare. Allunga nuovamente il Bressanone, siamo sul più 3. Kolodziuk, ancora Kolodziuk, so Rutzner, Basic, Ciutura, Kolodziuk che ormai diventa il riferimento finale per concludere, e va a segnare il suo 8° gol personale Stanislav Kolodziuk, e si riporta nuovamente sul più 4. Bressanone che, come fatto nel primo tempo, riesce a reagire immediatamente al ritorno dei siracusani, bravi a riportarsi sul meno 1, ma adesso ancora rimandati indietro agli uomini maglia bianca. Vanoli verso Lobello, perde palla ma riesce a controllarla, marcatura arcigna del numero 2 Riccardo Di Giulio. Vanoli, Cagnete, tiro di Queglio, ma San Paolo dice ancora una volta no. Kolodziuk va a tirare e fa 9, 27-22. Il Bressanone ha messo decisamente una marcia in più, si è ritrovata in vantaggio di un solo gol, e a quel punto gli uomini di Ciutura hanno deciso di allungare,
siamo quasi al 19° minuto di gioco, 5 reti di vantaggio per gli ospiti, Queglio, Cagnete, Coravanoli che prova a servire Lobello ma viene bloccato, placcato dal numero 19 Iballi. Il signor Panetta segna il fallo in favore dei siracusani. Vanoli, palla un po' rocambolescamente tra le mani adesso degli altoatesini, è stato bravo infine Mitteruzner ad impossessarsene. Kolociuk, Mitteruzner, Ciutura, intanto è rientrato anche Brugger, Ciutura, Mitteruzner, Ciutura, Kolociuk, Mitteruzner, Kolociuk per Mitteruzner, Di Giulio, ancora Ciutura, largo per il numero 75 Schatzer, ma bravo, grande a parare, poi rilancia subito verso Cagnete, Bobicic, Castiglio, ancora per Bobicic, toccato le mani dell'avversario Mitteruzner e va a chiedere time out Peppe Vinci, linea alla regia, ci fermiamo anche noi per qualche istante. Bressanone 27, Albatro 22, abbiamo giocato già 20 minuti, gli ultimi 10 minuti di questa partita che sta vedendo l'Albatro sempre indietro, sempre ad inseguire. Bressanone che non sta concedendo nulla, Albatro che è stata capace in più di una circostanza di portarsi sul meno uno, ma c'è stato immediatamente l'allungo, il nuovo allungo da parte degli altoatesini. Bobicic, Cagnete, Queglio, ancora Cagnete, Bobicic, Cagnete, Queglio, Cagnete scambia con Lobello, Lobello, Queglio, Queglio, Bobicic, Queglio cede di nuovo a Bobicic che tira però proprio sul portiere, ma c'è un fallo su di lui. Ancora palla per l'Albatro. Queglio, Cagnete, Bobicic, Cagnete, Queglio. Non si trovano gli spazi. Adesso è bravo però Lobello ad infilare la porta avversaria e si riparte dal centro. Troppo veloce era stata la battuta per il signor Riello che ha richiamato il Bressanone indietro. Mitteruzner, Kolociuk, ancora Mitteruzner, Kolociuk, va a bloccare Castiglio e adesso esce fuori Ciutura che va a subire il fallo. Ha provato a sfondare la difesa siracusana. Ancora Ciutura. Kolociuk, ancora lui, Stanislav Kolociuk che fa 10. 28 a 23. Abbiamo giocato già 22 minuti questa ripresa. Bobicic, Cagnete, Queglio che dall'angolo riesce ancora a segnare.
e c'è adesso l'arbitro Riello che è andato a parlare con il delegato, il signor Chiarello. Riparte il Bressanone, Kolociuk, Mitteruzner. Kolociuk torna indietro, riesce a servire Di Giulio, Ciutura, Kolociuk. Questa volta però è bravo Javier Grande a bloccare con il piede. Nuovo tentativo del numero 95, maglia bianca, Bobicic, Castiglio per Mizzoni che si gira, non inquadra la porta ma subisce il fallo, 7 metri, e c'è un 2 minuti per il numero 13 Brugger. Se ne incarica ancora Juan Pablo Cuello, resta tra i pali il numero 22 Valerio Sampaolo. Fischia il signor Riello e Juan Pablo Cuello fa 5. Ancora un altro gol quindi per i siracusani che giocano adesso in superiorità. Ricordiamo, è andato fuori Brugger per il fallo su Mizzoni. Si gioca l'extra player il Bressanone, e Ciutura va a chiamare il time out questo secondo tempo, ed è un brevissimo break anche per noi. Linea alla regia. Team Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. ...28-25 il risultato in favore del Bressanone. Time out chiesto proprio dal tecnico giocatore degli altoatesini, che giocano in questa fase in inferiorità numerica. Fuori Brugger, intanto dalla parte opposta entra Gabriele Sortino. Ciutura indica a Basic la posizione. Kolociuk adesso per ancora Ciutura, largo Kolociuk, Mitteruzner, no, servito Schatzer. Ciutura, tengono palla larga, la girano molto, ancora Ciutura, Kolociuk che va alla conclusione e non perdona ancora, nonostante fossero in passivo. Sono stati bravi ad andare alla conclusione Bobicic, ma Sampaolo dice di no ancora alla conclusione dei siracusani. E intanto si asciuga il campo da una parte e dall'altra. Ultimi 6 minuti di gioco di questa partita che il Bressanone sta conducendo per 29-25. Ancora ricordiamo qualche
istante in inferiorità per gli ospiti. Tanto Cagnete esce fuori a marcare, a tenere lontano Ciutura, così fa sortino da questa parte con Kolociuk. Di Giulio largo, scambia ancora Di Giulio con il numero 75, poi si va in passivo, tira Schatzer, ma è bravo ancora Grande in questa occasione. Riparte l'Albatro, Vanoli, Bobicic che fa tutto da solo questa volta e va ad infilare la porta di San Paolo. Ciutura dalla panchina, rientra, adesso nuova parità numerica, Mitteruzner, Di Giulio che si incunea nella difesa dei siracusani e c'è uno sfondamento che viene fischiato a Vanoli, che era riuscito a realizzare ma commettendo fallo secondo il signor Panetta, e quindi si resta sul 30-26 per gli ospiti. Mitteruzner che finta il passaggio e poi va a trovare il varco giusto nella difesa siciliana per andare ancora a segnare. Cagnete, Castiglio, Vanoli, sortino, para ancora San Paolo che sembra aver deciso di alzare una saracinesca davanti alla sua porta. Esce Mizzoni, entra Lobello, Di Giulio in velocità, ma questa volta gioca di fino, pallonetto per Riccardo Di Giulio. 3 minuti di gioco, partita che ormai sembra ben indirizzata. Perde palla ancora l'Albatro, Di Giulio, ancora lui, una freccia al numero 2 del Bressanone che adesso sta dilagando, e è mancata la reazione dei siracusani forse nel momento migliore, non sono stati in grado di gestire. Adesso c'è un fallo e c'è il cartellino rosso proprio per il numero 29 Andrea Basic, che ha subito un fallo, che ha commesso un fallo su Cagnete. Adesso viene invitato ad uscire dal campo naturalmente. Un po' polemico numero 29 del Bressanone. È stato notato un fallo cattivo, grandi proteste da parte della panchina, ma da parte della panchina dell'Albatro. Un po' di nervosismo in questa fase finale della partita. Il Bressanone sta vincendo, poteva sicuramente risparmiarsi questo gesto Basic. Castiglio, Cagnete, Vanoli, ancora Cagnete, Castiglio, Cagnete, Vanoli,
Cagnete largo per Queglio, che non sbaglia questa volta e va a realizzare ancora per la sua squadra. Mitteruzner, largo per Schatzer, Wierer, ancora Mitteruzner, Brugger, adesso grande confusione, Coppola però va a colpire il palo. Ormai sono saltati un po' schemi e tutto il resto. C'è tiro di Queglio, la parata di San Paolo, ma nel frattempo c'era stato il fallo di Brugger, fallo che secondo il signor Riello merita i due minuti. E sulla linea dei sette va ancora Queglio. Quando abbiamo giocato 28 minuti e 44 secondi, Queglio contro San Paolo. E non finta neppure, tiro diretto, rete, è la settima personale per Juan Pablo Queglio. Sbaglia questa volta il passaggio Queglio, ancora per Cagnete, Vanoli, largo Castiglio per Vanoli, che riesce a prendere palla, la palla arriva a Queglio che da quell'angolo ormai non sta sbagliando più, ma troppo tardi ormai, siamo negli ultimi 30 secondi di gioco di questa partita che il Bressanone ha condotto sin dall'inizio. C'è un fischio da parte del delegato, commissario di campo, che ha fermato il gioco, sta richiamando gli arbitri, ma probabilmente nulla di fatto, è stato forse così un errore. Ancora Coppola, stoppato dal numero Queglio, ma poi c'è il fallo di Cagnete su Schatzer e va in panca anche Cagnete. Gli ultimi 15 secondi di gioco, 33 a 29 per gli ospiti, che vanno a vincere meritatamente questo match che era sì importante per l'Albatro, ma che dovrà a questo punto rinviare l'appuntamento con la salvezza. Finisce qui Bressanone 33 Albatro 29. Fabio Reale in sede di commento: Bressanone che ha meritato questo successo, ha messo in campo dal primo momento grande determinazione, un'ottima difesa, poi in avanti degli attacchi devastanti che sono stati affidati soprattutto a Kolociuk, che quando gli è stata data occasione non ha sicuramente perdonato i nostri difensori, il nostro portiere. Sì, il Bressanone ha meritato la partita. L'Albatro forse nel momento in cui poteva riprendere la partita ha avuto un po' un calo, il Bressanone ci ha creduto forse di più alla fine, forse erano più riposati mentalmente, non dovevano fare niente, invece l'Albatro ha sofferto mentalmente. E l'Albatro ha perso varie partite in casa e l'abbiamo commentata, è la prima volta che devo fare un non plauso alla coppia arbitrale, perché 3-4 volte come l'ultimo colpo che ha fatto Basic, quello è al volto e l'ha fatto 2-3 volte, e gli arbitri hanno permesso a loro di cambiare totalmente la partita, perché nel primo tempo loro giocavano sempre al 100%, quando si sono accorti che erano in vantaggio hanno rallentato. Questo a livello di pallamano è indicare subito il passivo e loro hanno sempre tardato. Risultato finale quindi qui al Palapino Corso: il Bressanone vince
per 33-29 questa tredicesima giornata di ritorno della Serie A Beretta. La linea passa alla regia, ma tra qualche istante nuovamente in diretta qui da Siracusa per le interviste di fine partita. A tra poco. Nuovamente in diretta dal Palapino Corso, il Bressanone ha battuto l'Albatro insieme a coach Peppe Vinci per un'analisi di questa partita. Cosa non ha funzionato? Guarda, scusate, il Bressanone ha vinto la sua partita, ha giocato la sua partita in maniera regolare, hanno onorato la palla a mano. Il problema è uno: in settimana arriva la notizia da un organo federale che Cuello va al Merano. Questo porta degli scombussolamenti all'interno di uno spogliatoio. I ragazzi sono come se si fossero un attimino scollati. È inutile che diciamo fesserie, si è visto oggi in campo che c'è un po' di rilassamento per determinati motivi, ma nel momento in cui noi stiamo lottando per non retrocedere e arrivano queste notizie, ecco che qualcosa si rompe, si può rompere. Questo non si romperà perché giocheremo anche le prossime due partite col coltello fra i denti per andare a vincere, non ci sono problemi. Però credo che determinate cose non si devono dire. Perché il signor Cuello è un tesserato dell'Albatro fino al 30 giugno del 2021. E prima di quella data, se ha firmato con qualcuno, potrebbero esserci delle indagini federali. Se poi questo lo dice un organo federale, la cosa diventa ancora più brutta, più antipatica, significa che si deve aprire un'indagine a questo punto. Comunque lasciamo stare, queste sono chiacchiere da bar, perché potrebbe sembrare che ci vogliamo appigliare a qualche cosa, assolutamente, no, non ci appigliamo a niente, sapevamo che dovevamo lottare fino all'ultima giornata, così sarà, e adesso andiamo a giocare a Molteno la nostra partita, dovremo giocare con un piglio diverso, dovremo giocare con una testa diversa, con la testa dell'Albatro che ha fame di partite. Sapevamo che verso la fine del campionato avremmo potuto avere un calo, però dispiace tutto questo, dispiace perché un attimino la sintonia dello spogliatoio si è un attimino inclinata, perché queste notizie non fanno bene allo spogliatoio, non fanno bene a coloro che sanno che restano, ma mi dispiace perché non fanno bene nemmeno a coloro che sanno che vanno via, e quindi credo che veramente è un peccato veramente, sono dispiaciuto, addolorato,
e sono veramente, non lo so perché non riesco a dare una spiegazione a tutto questo, però ripeto, onore al Bressanone che ha fatto una gran partita, ha onorato la palla a mano, come sapevamo che tutte le squadre che venivano a Siracusa fino alla fine del campionato l'avrebbero onorata. Adesso a Molteno ci aspetta una battaglia importante, il Molteno ha fatto un finale di campionato in crescita, purtroppo ormai era troppo tardi, però va bene così. Mi dispiace perché anche c'è stato qualche fallo di troppo verso la fine della partita, falli che si potevano evitare anche perché ormai il Bressanone aveva vinto ampiamente l'incontro e certe cose secondo me rientrano in un piano di scorrettezza che non funziona assolutamente. Comunque va bene così, adesso ci andiamo a giocare le altre due partite e non dobbiamo pensare a niente, dobbiamo pensare solo ed esclusivamente a fare i punti. Grazie al coach Peppe Vinci. Ci raggiunge Alex Wierer, che è il portiere del Bressanone, anche lui tra i protagonisti oggi di questa vittoria qui a Siracusa. Avete sbagliato poco e nulla, quasi qualche piccolo cedimento in qualche momento, avete consentito all'Albero di riportarsi sul meno uno, però poi siete ripartiti immediatamente per allungare. Sì, innanzitutto oggi ci è andata molto bene, si è visto che gli allenamenti del mister delle ultime settimane li abbiamo sfruttato tantissimo e siamo partiti bene e l'abbiamo tirato così quasi fino alla fine. L'Albatro ce l'ha fatta quasi di superarci, però la squadra in totale con Valerio in porta secondo tempo ce l'ha fatta e ci siamo, spero che posso dire che ce la siamo meritati questa vittoria oggi e sì. Avete cercato soprattutto molto nel secondo tempo le conclusioni in avanti di Kolociuk, l'avete cercato, voluto, è stato lui un po' il terminale. Sì, Stanislav già da Natale che si è giunto alla nostra squadra, si è allenato bene ma non è riuscito a far vedere il suo potenziale, quello che sa fare, e oggi finalmente ha proprio fatto vedere quello che è capace a fare e ha fatto, mi sa, non so, 11 reti meritatissimi e sì, bravo lui. Bene, grazie allora ad Alex Wierer, buon ritorno naturalmente a Bressanone e andiamo a chiudere qui da Siracusa ricordando che il Bressanone appunto ha battuto l'Albatro Siracusa, partita meritata, abbiamo detto vittoria meritata per gli ospiti, adesso prossimo appuntamento per la Team Network Albatro a Molteno, poi noi torneremo qui in diretta da Siracusa il 2 giugno per questa partita contro il Merano che chiuderà la stagione della Serie A Beretta per i siracusani. Grazie a quanti ci hanno ascoltato e seguito, appuntamento quindi da Siracusa, rinnovo per il 2 giugno prossimo.